Vuoi sapere se ti conviene riscaldare col gas metano oppure con la stufa a legna, la stufa a pellet oppure con la pompa di calore elettrica? Alla fine di questo video sarai in grado di fare due conti e capire quale impianto termico ti conviene utilizzare. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Quindi lo scopo del video è capire quale sia la convenienza economica dei singoli combustibili e dei relativi generatori termici che ne fanno uso. Faccio una premessa. I calcoli che seguiranno si basano sul costo al kilowattora termico prodotto in uscita al generatore. Questo costo tiene in considerazione i rendimenti dei singoli generatori, ma non tiene conto del sistema di termoregolazione ambiente, che ha comunque un'influenza sui consumi totali e quindi dei costi dell'impianto di riscaldamento nel suo insieme. Farò una carrellata di tutti i sistemi di riscaldamento e poi ne trarremo le dovute considerazioni. Iniziamo con la caldaia a gas metano e nello specifico consideriamo una buona caldaia a condensazione con un rendimento riferito al potere calorifico inferiore del gas pari a 105%, che si riferisce alla media del mercato. Apro una parentesi. Il potere calorifico inferiore indica la quantità massima di energia che è possibile ricavare dalla combustione di un metro cubo di gas metano. E non tiene conto del calore contenuto nel vapore acqueo. Quindi il fatto che una caldaia a condensazione abbia un rendimento maggiore di 100 significa che è in grado di prelevare ulteriore energia dal calore contenuto nei fumi di combustione, attraverso appunto il processo della condensazione. Chiudiamo la parentesi. Inoltre, per semplificare, consideriamo un rendimento costante durante tutto il periodo di riscaldamento. Consideriamo il potere calorifico del gas metano pari a 9,5 kWh al metro cubo, consideriamo il costo del gas metano pari a 1,2 euro al metro cubo, dato rilevato dal portale offerte dell'ARERA di questo mese di dicembre 2023, considerando il rendimento costante e facendo questo semplice rapporto, costo al metro cubo del gas diviso il rendimento della caldaia e diviso il potere calorifico del gas, avremo un costo di 0,125 euro al kWh termico. Rimanendo sempre nel caso della caldaia a condensazione, ipotizziamo che il rendimento medio stagionale si abbassi al 96%. Questo è un caso che ho simulato attraverso un software termotecnico su un impianto radiatori in un'abitazione non isolata. E quindi lo stesso rapporto porta ad un costo pari a 0,137 euro al kilowattora termico. Ora prendiamo una caldaia a legna di buona qualità che presenta due rendimenti. Uno la potenza massima, pari al 94%, ed una la potenza minima, pari all'88%. Premetto che, come per la caldaia a condensazione, il rendimento medio stagionale non sarà mai pari al massimo dichiarato. Il potere calorifico della legna è pari, teoricamente, a 3,83 kWh al chilo. Questo dato è stato desunto dal software di simulazione energetica e del clima, ma è un dato che può variare notevolmente in funzione del tipo di legname e soprattutto dal contenuto di umidità. Consideriamo il costo minimo del legno pari a 0,87 euro al chilo, dato rilevato sul sito web di una grande catena del fai-da-te francese. Con la solita formula, con rendimento massimo del 94%, avremo un costo di 0,241 euro al kilowattora termico. Con il rendimento minimo dell'88%, avremo un costo di 0,257 euro al kilowattora termico. Ora prendiamo una caldaia a pellet di buona qualità che presenta, anche in questo caso, due rendimenti. Uno alla potenza massima pari a 94,7% ed uno alla potenza minima pari a 91,5%. Il potere calorifico del pellet è pari a 4,8 kWh al chilo. Questo dato è stato desunto dal produttore del pellet, rilevato online, ed è in linea con le indicazioni che si possono trovare in letteratura. Consideriamo il costo minimo del pellet pari a 0,38 euro al chilo, dato rilevato sullo stesso sito web menzionato prima, con il rendimento massimo del 94,7% avremo un costo di 0,083 euro al kilowattora termico, con il rendimento minimo del 91,5% avremo un costo di 0,086 euro al kilowattora termico. Ora prendiamo una pompa di calore aria-acqua di buona qualità e ci riferiamo ai dati di scop e quindi i coefficienti di resa media stagionale che tengono conto di una certa variabilità della temperatura esterna. Consideriamo uno scop pari a 4,61, calcolato con una temperatura di mandata di 35 gradi e quindi adatto ad un impianto di riscaldamento a pavimento, e consideriamo un secondo scop pari a 3,35, calcolato con temperatura di mandata di 55 gradi e quindi adatto ad un impianto di riscaldamento a ventili convettori o radiatori. Consideriamo il costo dell'energia elettrica pari a 0,44 euro a kilowattora, dato rilevato dal portale offerte dell'ARERA. Con uno scop di 4,61 avremo un costo di 0,096 euro al kilowattora termico, con uno scop di 3,35 avremo un costo di 0,133 euro al kilowattora termico.
Ora con tutti questi dati facciamo un riepilogo mettendo in ordine decrescente i costi appena calcolati. I costi relativi al pellet e alla legna sono una media di costi calcolati con i due rendimenti. Come potete vedere, e con i costi presi in considerazione, la soluzione con caldaia pellet ha la meglio su tutte le altre. Vediamo quanto possiamo risparmiare passando da un sistema di riscaldamento ad un altro con questa tabella. Facciamo qualche esempio. Se hai una caldaia a gas con resa 105% e passi ad un generatore a legna, i costi aumentano del 99%. Se con la medesima caldaia passi al pellet avrai un risparmio del 32%. Se hai una caldaia a condensazione su un impianto a media temperatura, con un rendimento del 96%, con una pompa di calore risparmi il 3%. Se hai un generatore legna e non hai la possibilità di avere legna a basso costo, conviene in ogni caso che cambi generatore termico. Facciamo qualche considerazione finale. I consumi reali differiscono notevolmente in funzione del tipo di termoregolazione. E per le pompe di calore aria-acqua i consumi variano anche in funzione delle temperature esterne e delle temperature di mandata all'impianto. I rendimenti delle caldaie o stufe a legna pellet hanno grandi variazioni in funzione della loro qualità ed in genere maggiori sono i rendimenti, maggiori sono i costi di acquisto e di conseguenza si riducono le emissioni in ambienti di polveri sottili. I rendimenti delle caldaie o stufe a pellet e a legna variano anche in funzione del tipo di legna e del grado di umidità. La convenienza di un sistema o di un altro è influenzato dai parametri tecnici di rendimento dei generatori, ma soprattutto dai costi dei combustibili. Il vantaggio della pompa di calore elettrica è che, avendo la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, si conseguono notevoli risparmi economici, ribaltando la classifica fatta prima, e soprattutto non si subisce la variazione dei prezzi dei combustibili. Ora hai gli strumenti per fare tutte le valutazioni usando le formule che ti ho mostrato. Resta inteso che queste formule danno una buona indicazione e orientamento, ma per i calcoli più precisi dovreste fidarti a software professionali che tengono in considerazione anche le caratteristiche specifiche dell'involucro edilizio. Ancora una volta, tutto questo potrebbe ancora cambiare in base alle abitudini di riscaldamento dell'utente. Che cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto!